primo libro dell'aperitivo in quest'ultima giornata di festival, insieme a Pino Scaccia, inviato del TG1, che con Toni Capuozzo e Vanni De Lucia ha presentato al pubblico il suo volume La Torre di Babele. Un volume, ci dice lo stesso Pino Scaccia, che racconta in un lungo viaggio storie e paure di un reporter di guerra, dall'Iraq all'Afghanistan per poi passare dallo Sri Lanka al continente africano. È soprattutto incentrato sull'Iraq. La Torre di Babele esiste ed è a Samarra in Iraq, per cui è riferimento all'Iraq, ma naturalmente si parla anche di altre guerre che ho conosciuto, l'Afghanistan soprattutto, ma anche varie. Purtroppo ci sono molte guerre nel mondo ed appunto ci sono molte storie e si accompagnano a molte paure dei cronisti cosiddetti di guerra. Poi è anche un viaggio attraverso immagini ed emozioni, diciamo. Sì, l'emozione c'è sempre, perché guai se per trasmettere emozioni bisogna emozionarsi. Un cronista senza emozione naturalmente sarebbe inutile un viaggio, no? Basterebbe restare a casa e raccontare attraverso le agenzie. Il viaggio di un reporter è proprio quello, un viaggio attraverso l'anima, attraverso le emozioni. Oltre a questo ci sono altre iniziative editoriali per le quali sta lavorando? Ma io dovrei rioccuparmi di una guerra del passato, ma che ha ancora forti emozioni nel presente, che è l'Armir, che è l'armata italiana dispersa in Russia, quindi ormai 70 anni fa, nella Seconda Guerra Mondiale, ma che ancora suscita grande interesse nei parenti, in questi 80.000 dispersi che ancora i parenti, quelli che sono rimasti vivi, stanno ancora cercando. Quindi anche una guerra del passato può suscitare emozioni. Altre mostre importanti hanno accompagnato questa seconda edizione del Festival del Reportage. In Viale Gran Sasso, al museo Picture Post, la mostra illustra il lavoro dei fotografi di Picture Post, rivista pionieristica di fotogiornalismo pubblicata nel Regno Unito dal 1938 al 1957. Poi After A, Journal from Istanbul, il tempo attraversato e se fossi Mao. Mentre nella cisterna romana di Palazzo Duchi d'Acquaviva, restaurata proprio in occasione del secondo Festival del Reportage, un luogo che possiamo dire ci ha riportato indietro nel tempo, erano allestite invece altre mostre. Pressione di viaggio, Cruscia e Made, All'est dell'est, Gesti dell'anima, Panigiria, Temporaneamente.
E poi, a proposito di ferite aperte, c'era quella dedicata ad Haiti, che ha vissuto nel gennaio di quest'anno il più devastante terremoto dei Caraibi, una catastrofe naturale che ha portato via la vita a 230.000 persone e sottratto il tetto a 1 milione di abitanti. Tantissimi servizi giornalistici, gli approfondimenti, gli articoli sui quotidiani, gli speciali e le dirette, quindi questa mostra proprio non poteva mancare. Mentre nello storico Museo Capitolare, altro scrigno della cultura triana, un'altra mostra molto interessante, l'istante decisivo, quell'istante che diventa storia. Ciascuno di noi nella sua vita avrà fissato nella memoria e collocato nel tempo quegli istanti decisivi che rappresentano attimi fondamentali della sua esperienza. Questa mostra privilegia il photo finish ed i suoi istanti, colti e fissati al momento in cui il vincitore di una gara sportiva taglia il traguardo, allo scopo proprio di raccontare una storia o mille storie. Un altro viaggio verso altre mostre nell'ambito di questo Festival del Reportage. Il giovane Emanuele Baciocchi rivive in questi scatti la calda stagione degli incendi che nel 2007 infiammarono le province di Chieti e Pescara. Sì, è una documentazione degli incendi che si sono sviluppati nel 2007 in Abruzzo, tra le province di Pescara e L'Aquila. E il mio lavoro consiste nel documentare appunto le tracce di questo passaggio del fuoco doloso, quindi anche gli effetti sul paesaggio e di questo disastro ecologico che appunto è un qualcosa di inquantificabile in una regione così bella come l'Abruzzo. Alessandro Pace, invece, un altro giovane ragazzo, ci riporta a quel maledetto 6 aprile del 2009, alla tragedia del terremoto dell'Aquila. In questi scatti notiamo come quel capoluogo di regione, in 25 secondi di scossa tellurica, cambiò completamente volto, e in queste foto si evidenziano benissimo la distruzione, il dolore, ma anche tanta voglia di ricominciare. Quindi un lavoro che parla dell'Aquila un anno di distanza, andando all'interno di case diroccate e fotografando quelli che sono gli spazi e i luoghi distrutti dal terremoto. È stato un lavoro molto difficile questo. Sì, insomma, la parte più difficile è stata quella di cercare di far capire alle persone, insomma, quello che volevo fare. Il mio intento è quello di avere una documentazione completa sul dopo terremoto. Ma anche la fotografia è scesa in piazza, non per protesta ma per proposta. Collettivi, fotografi indipendenti, agenzie, giovani si sono incontrati ad Atri con le loro ultime produzioni, grazie ad un altro evento inserito sempre nell'ambito del Festival del Reportage, chiamato Atri in Motion. Uno spazio per presentarsi, uno spazio per essere liberi e curiosi, proprio come lo è la fotografia.